Gestione di un'emergenza. Le nozioni apprese finora devono essere coordinate per ottenere lo scopo, che è quello di portare il più rapidamente possibile il subacqueo in difficoltà fuori dall'acqua, per assicurargli un'assistenza completa. Il tutto senza mettere in pericolo i soccorritori. Al primo posto degli ordini di priorità visti non compare mai agite rapidamente. È invece di fondamentale importanza valutare lo scenario, le forze a disposizione e dividere i compiti per le varie fasi del soccorso. Ciò permetterà di avere come conseguenza un'azione di soccorso efficace e rapida. La prima fase è quella della valutazione, in cui dovete esaminare la gravità della situazione, le condizioni ambientali, le persone presenti e i mezzi a disposizione. Considerate anche tutte le possibili complicazioni che potrebbero insorgere durante l'azione di soccorso. Ricordatevi che non è possibile mettere in atto un piano di azione standardizzato, ma solo quello che meglio si adatta a una specifica situazione. La seconda fase è costituita dall'assegnazione dei compiti. Suddividete gli incarichi in relazione alle singole capacità, alle conoscenze di ognuno e al controllo della propria emotività. Quando assegnate un incarico a una persona, fatelo guardandola negli occhi e chiamandola per nome. Usate frasi chiare e semplici. Assicuratevi magari facendolo ripetere a loro che abbiano ben interpretato il comando ricevuto e che siano in grado di attuarlo. Ricordate che una persona agitata nel gruppo è sempre fonte di confusione. Se un partecipante al soccorso è particolarmente emotivo, affidategli un compito semplice. Affidate i diversi compiti con una sequenza logica: mettere una vedetta, attivare i soccorsi, lanciare una boa di segnalazione o dei galleggianti, formare le squadre di soccorso di superficie, formare le squadre di soccorso in immersione, preparare i kit d'emergenza, preparare lo spazio in barca per il recupero e le eventuali manovre di primo soccorso e predisporre il recupero delle attrezzature dell'infortunato. La terza fase consiste nel coordinare e definire i tempi d'azione, stabilire come comunicare con le squadre di superficie e come comunicare il ritrovamento di un subacqueo disperso alle squadre in immersione e coordinare i tempi del recupero in barca dell'infortunato. La quarta fase è quella operativa in acqua e comprende la ricerca, l'avvicinamento e il trasporto dell'infortunato, azioni di competenza delle squadre dei soccorritori. In questa fase d'acqua il compito del coordinatore è quello di mantenere un controllo continuo e attento di tutte le operazioni, per anticipare l'insorgere di difficoltà per i soccorritori e aiutare nel recupero se necessario. Per farlo al meglio dovreste rimanere a bordo o a riva. La quinta fase, quella di recupero dall'acqua dell'infortunato, può richiedere sforzi molto impegnativi. Il compito del coordinatore è soprattutto quello di mantenere l'ordine e la calma, perché un'azione concitata può procurare seri danni agli infortunati o ai soccorritori. La sesta fase consiste nell'applicazione delle procedure di primo soccorso, che possono essere eseguite solo da chi è in possesso di un adeguato addestramento per le manovre di CPR e First Aid. L'ultima fase, la settima, è l'eventuale evacuazione degli infortunati, cioè passarli in carico ai soccorsi avanzati. È importante dare ai soccorritori una breve relazione dell'incidente, dove siano riportati i dati importanti, l'ora di allerta, il tipo di incidente stimato, le condizioni dell'infortunato al momento del ritrovamento e i soccorsi prestati. Riepiloghiamo la sequenza completa delle azioni del coordinatore.
Valutate la scena, situazioni, condizioni, persone, mezzi e metodi possibili. Assegnate i compiti in relazione alle singole capacità, alle conoscenze di ognuno e al controllo della propria emotività. Date istruzioni precise per il coordinamento di tutti i partecipanti. Coordinate l'azione operativa in acqua. Provvedete per il recupero degli infortunati dall'acqua. Supervisionate l'applicazione delle procedure di primo soccorso agli infortunati. Predisponete l'eventuale evacuazione degli infortunati o il loro trasporto ai centri di soccorso.